È passato giusto un anno da questa importante operazione di fusione e rilancio della nuova brand identity di Unieuro. Passione e vicinanza sono le due parole chiave sulle quali si è articolato poi la comunicazione, che punta ovviamente a stimolare la brand experience sui punti vendita, non tralasciando però i canali digitali quale mezzo di comunicazione e anche d'acquisto per i consumatori, e inoltre un utilizzo delle promozioni premium con prodotti e iniziative molto interessanti e molto seguite. Sì. Allora, possiamo fare un bilancio di questo anno? Che cosa vi ha portato? Quali risultati avete raggiunto? Gli ultimi 12, in realtà ormai 15 mesi, sono stati mesi molto complessi, molto sfidanti, ma allo stesso tempo veramente entusiasmanti, perché poter finalmente costruire un brand che non è un nuovo brand, perché insomma il brand Unieuro è un brand con una grandissima storia, però poter individuare un nuovo posizionamento, un nuovo territorio di comunicazione di questo brand, e poter lavorare anche nel lanciarlo e supportarlo con iniziative promozionali un po' distintive o comunque diverse dalle meccaniche tradizionali che contraddistinguono il nostro settore, insomma è stata la sfida che, per quanto riguarda il marketing e la comunicazione, insomma, abbiamo raccolto e tuttora insomma, stiamo cercando di portare avanti in coerenza con quello che sono quello che è il posizionamento e i valori del brand Unieuro. Oggi il ruolo dei canali digitali e domani sempre di più è un ruolo sicuramente sinergico con l'offline, perché noi siamo un retailer che è presente su tutti i punti di contatto, quindi in grado di accompagnare il cliente lungo il suo customer journey e abilitare tutte le scelte del cliente, sia dalla ricerca alla conclusione dell'acquisto fino al ritiro del prodotto. Misuriamo che sempre più clienti arrivano dai mondi digitali e proprio per questo lavoriamo e dal punto di vista media e dal punto di vista della comunicazione nel trovare sia le migliori creatività, ma soprattutto le migliori declinazioni media per riuscire a portare a tutti i clienti le nostre iniziative promozionali e i nostri messaggi. Ecco, dicevi in conferenza che il 90% degli acquisti avviene sui punti vendita, il 10% attraverso l'e-commerce, il canale. Ecco, da un punto di vista di comunicazione invece il budget complessivo, che ricordiamo è tra il 2 e il 3% del fatturato, ma questo 2-3% comprende le spese di marketing e comunicazione, sì, quindi marketing e media. Questo budget viene distribuito in maniera leggermente diversa, ossia il digitale, da cui vengono il 10% degli acquisti, viene destinato il 15% e probabilmente nel corso dell'anno forse qualcosa in più. Ma oggi il ruolo del digital, il peso del digital quello che sono gli investimenti totali di comunicazione e marketing si attesta intorno alla percentuale che hai appena enunciato tu. È chiaro che il mix dei canali è un mix che viaggerà in sinergia con i contenuti promozionali e le iniziative che vorremmo portare a supporto, appunto, e nei prossimi mesi a supporto della comunicazione di insegna. Il mix e il ruolo dei canali digitali, appunto, sarà più rilevante per magari quelle iniziative con un contenuto tecnologico che vorranno portare prodotti a contenuto tecnologico, parleranno dei pubblici più digital addicted, piuttosto che il ruolo dei canali offline invece rimarrà rilevante per quelle iniziative invece che riguarderanno mondi più offline o comunque più tradizionali. Quindi l'importante è essere sempre molto flessibili, avere sempre un approccio all'innovazione, a esplorare nuovi mondi di comunicazione e media anche negli ecosistemi digitali, però sempre in funzione con le proprie creatività, ma soprattutto con i propri contenuti di marca, perché sono i contenuti di marca che per noi in qualche modo riescono a consolidare non solo il posizionamento del brand, ma soprattutto riescono a costruire sulla relazione che abbiamo tutti i giorni con i nostri clienti. Ecco, se chiuso un anno, magari se puoi darci qualche dato di risultato, e da domenica prossima si apre una nuova fase con una nuova campagna istituzionale, nuova per modo di dire, perché il girato dello spot che vedremo da domenica è più o meno lo stesso, però è cambiato il contenuto.
Sì, allora, noi abbiamo chiuso il fiscale year come azienda a 1.400.000.000 di euro di fatturato e quindi abbiamo proprio voluto questo nuovo flight per passare. È stata una crescita comunque. Sì, è stata una crescita, ma una crescita banalmente perché abbiamo messo dentro oltre 90 punti vendita diretti e poi insomma oggi la nostra rete ha un perimetro di 443 punti vendita, 180 diretti e 260. Dire, la fusione ha funzionato? Cioè la funzione ha funzionato, quindi gli obiettivi e di redditività e di fatturato sono stati raggiunti nel primo anno e questo flight, che non è una nuova campagna, non è una nuova creatività, ma è un nuovo flight con un copy di statement rispetto all'annuncio di ottobre 2014, vuole proprio andare a consolidare le cardinalità, esserci, noi ci siamo. Noi ci siamo nelle emozioni che provi quando vivi la tecnologia, quindi i temi della prossimità, della vicinanza al cliente, della multicanalità sintetizzati dal noi ci siamo, dall'esserci, saranno appunto raccontati attraverso le immagini che il consumatore e i clienti hanno già visto a ottobre 2014, ma è dopo un anno, oggi Unieuro è questa, noi ci siamo e quindi abbiamo deciso appunto di ritornare in TV per 2 settimane, non solo in TV ma anche poi sul digital piuttosto che sui social, e riproporre questa campagna istituzionale per andare a fissare ulteriormente i valori della marca. Ecco, adesso Unieuro è il secondo player nazionale, no? Quindi il come azienda sì, come azienda sì. Quindi ovviamente l'ambizione è diventare il primo. È un obiettivo raggiungibile? Quando eventualmente? Allora, noi, come dice il mio presidente, non so se saremo i primi, ma non saremo mai secondi a nessuno. È ovvio che l'obiettivo è quello di giocare un ruolo sempre più leader all'interno del nostro comparto, ma l'obiettivo importante per noi è riuscire a lavorare sui nostri punti di forza, che sono i nostri punti vendita, che sono le nostre persone, e riuscire a innovare sempre negli ecosistemi digitali, perché riteniamo che il leader, o comunque il ruolo del leader, sarà quello che potrà davvero esprimere una brand experience assolutamente coerente ed integrata lungo tutto il percorso d'acquisto su tutti i touch point. Ecco, il logo, il nuovo logo di Unieuro simbolizza un cuore. Mi è venuta in mente la campagna di Tonino Guerra, l'epoca in cui Unieuro era di Oscar Farinetti. C'è un link tra queste due esperienze? Ma noi in realtà quando abbiamo insomma deciso di puntare sul brand Unieuro, siamo andati a ripercorrere tutta la storia di Unieuro. C'è un legame ovviamente ancora con la vecchia gestione importante, e abbiamo anche rivisto più volte gli spot, no, con Tonino Guerra, che tra l'altro è un romagnolo, per cui sì, insomma, siamo anche molto vicini, non solo come vicinanza proprio al personaggio, ma anche come vicinanza territoriale. Diciamo che il brand, diciamo, l'aspetto visivo del logo, quel simbolo che anticipa la scritta, non è nato come un cuore, no? lo è diventato grazie anche all'agenzia di comunicazione, all'idea creativa, che è Red Cell, che ha così, che si è portata a casa da questo evento, che è quello del 9 maggio 2014, dove abbiamo presentato alla comunità di business il progetto Unieuro, si è portata a casa questo DNA della nostra azienda, questa passione che probabilmente siamo riusciti a trasmettere, no, in occasione di questa giornata così importante, e in quel simbolo che è una U, che voleva trasmettere comunque un messaggio di accoglienza, no? Perché delle linee molto morbide, abbiamo ammorbidito anche tutti i segni grafici, questa U è diventata un cuore grazie a questo passaggio, che insomma, in un mondo dove tutti i comportamenti sono più o meno razionali, soprattutto nella scelta dell'elettronica di consumo, dei prodotti di tecnologia, metterci il cuore ed esserci, provare a giocare questo ruolo qui, insomma, è sicuramente un territorio quantomeno distintivo. Bene, con Marco Titi, direttore marketing di Unieuro, è tutto. Per ADV Express TV, Salvatore Sagone.